Salve a tutti, sono Angela Urbani, istruttore cinofilo e presidente dell'ASD Dog World, il mondo del cane. Il nostro centro cinofilo si trova a Taranto. Noi ci occupiamo della prevenzione, del rendere il proprietario consapevole di quello che è il mondo del cane attraverso percorsi di base, la gestione delle problematiche e anche attraverso lo sport, tant'è che siamo un'associazione sportiva. Insomma, tutto quello che fa parte, no, della consapevolezza dei nostri amici a quattro zampe che ormai vivono praticamente ovunque nella nostra società. Quindi mi è parso, insieme a Maurizio, il presidente della Iccos Atleti Taranto, e alla Marathon di Massafra, ci è parso giustamente essenziale fare questo evento, viste le ultime notizie, no, del runner Pasqualini, che è stato ucciso in maniera davvero molto brutta da tre Rottweiler. Quello che ci tengo a sottolineare è che questo è un evento di prevenzione, quindi si capisce, si cerca di dare gli strumenti, no? Si danno gli strumenti più ottimali rispetto alla situazione che ci si trova davanti, perché ovviamente ogni cane ha sé e ogni situazione ha sé. Quindi la parte essenziale dell'evento è la valutazione del rischio. Quindi essenziale è capire perfettamente chi è il cane che si ha di fronte, in modo da essere più efficaci nella comunicazione con lui. Sicuramente se dovessi dare delle regole generali, ti dirò, non è che esista una regola generale per tutti, però quello che è certo è che se fate attività sportiva, magari la corsa o la bicicletta, che comunque sono delle attività in dinamica che attirano molto il cane in generale, perché gli animali si attivano, cioè il cane in particolare è un predatore, quindi è attirato dalla preda in movimento e noi siamo delle prede in quel momento. Sicuramente per evitare di attivare ulteriormente il cane, e evitiamo di continuare a correre, che paradossalmente tu dici io voglio allontanarmi dal problema, però così non facciamo altro che attivarlo ulteriormente su di noi. Quindi rallentiamo, valutiamo, cerchiamo magari di capire se è un cane spaventato, se è un cane randagio, se è un cane che sa perfettamente dove si trova in quel momento, perché io faccio la distinzione in macro categorie all'interno del convegno, in cui dico i randagi lo fanno per un motivo, che è principalmente la guardia, quindi se noi ci allontaniamo dal loro territorio non succede niente, anzi, piuttosto che magari andare ad attivare lanciando sassi, muovendo mani, urlando, sicuramente facciamo peggio perché li andiamo a confermare che quello è un pericolo. Quindi giustamente ci vengono addosso. Quindi là con i randagi semplicemente andiamocene, perché loro sono in perfetto equilibrio con il territorio e sono consapevoli di quello che fanno. Diverso è quando troviamo magari un cane che lo riconosciamo, no? È sfuggito al proprietario, ha il collare o magari ha ancora attaccato il guinzaglio. Quello è un cane che a livello emotivo già lui è instabile, quindi sicuramente evitiamo di renderlo ancora più instabile con movimenti veloci, urla, piuttosto cerchiamo di arginare il problema. Se troviamo un posto sicuro dove nasconderci, lo facciamo, altrimenti, visto che la nostra vita è in gioco, dobbiamo cercare di bloccare il cane. Bloccarlo, stabilizzarlo, perché se lo lasciamo ritorna all'attacco. Principalmente. Molto in sintesi, perché noi poi durante il convegno diamo tutti gli strumenti, no? E facciamo anche vedere che in realtà le classiche cose spray al peperoncino, acqua, mazzate, in realtà non servono. Magari potrebbero servire con alcune tipologie di cani, perché ci sono alcune tipologie di cani a livello fisiologico che le mazzate le sentono, ok? E quindi giustamente si possono ritrarre. Però altri invece che sono stati selezionati dall'uomo a fare questo, ovviamente non, anzi, li fomenti solamente. Quindi spingo tanto sicuramente sul capire la tipologia, no? Sulla valutazione del rischio, ma quello che ancora di più spingo, che è quella l'informazione che voglio dare, non sono i randagi, non sono i ferali e i semiferali a dare il problema, sono i cani di proprietà che non vengono gestiti correttamente. Quindi ancora di più la spinta che bisogna dare è rendere consapevoli le persone che decidono di adottare un cane o che già ce l'hanno e che hanno dei problemi a risolverli, perché prima o poi potrebbe capitare a loro.